Gentili ascoltatori, buonasera, ben ritrovati in studio Massimo Bonella, Radio Science TV, sono le 19.47, notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Lunedì 4 giugno è iniziata la settima edizione del Festival dell'Istroveneto, manifestazione culturale internazionale dedicata alla tutela, alla valorizzazione e promozione dell'Istroveneto. La manifestazione è organizzata dall'Unione Italiana con il supporto della Regione Istriana, della città di Buie, dell'UPT, del Comune di Muggia e del Consiglio per le minoranze nazionali in Croazia e con il patrocinio della Regione Veneto. Durante la manifestazione, che durerà fino al 9 giugno, si terranno eventi dislocati nelle città di Buie, Pola, Capodistria e Muggia. Veniamo alle elezioni slovene. Ha segnato il seggio specifico della comunità nazionale italiana, la CNI. La corsa elettorale per l'elezione del rappresentante della CNI presso il Parlamento sloveno si è conclusa con l'assegnazione a Felice Zizza, già vice sindaco del comune di Isola, il quale andrà a sostituire l'onorevole Roberto Battelli. Secondo la commissione elettorale, Zisa ha raggiunto un risultato che ammonta a 2.511 punti, mentre al secondo posto, in ordine di preferenza, si è piazzato Maurizio Tremul con un totale di 2.095 punti e infine il terzo candidato, Bruno Orlando, con 1.001 punti. In occasione della festa della Repubblica, le ambasciate italiane a Lubiana e a Zagabria hanno offerto un ricevimento nella capitale dei due paesi. Nella celebrazione tenutasi a Lubiana, l'ambasciatore Paolo Trichilo ha sottolineato l'importanza dei rapporti bilaterali fra i due stati, mantenuti anche grazie alla presenza della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. Al ricevimento hanno partecipato il console generale d'Italia a Capodistria, Giuseppe D'Agosto, l'onorevole Roberto Battelli, il deputato appena eletto Felice Zizza. Nella celebrazione organizzata a Zagabria, l'ambasciatore Adriano Chiodi Cianfarani, dopo aver ripercorso la storia dell'Italia repubblicana, ha evidenziato il comune cammino di crescita che caratterizza il presente e il futuro delle due repubbliche. Nel suo discorso ha anche esposto le proprie lodi per la tutela delle rispettive minoranze autoctone presenti nei due territori. Al ricevimento a Zagabria hanno partecipato fra i molti il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del SABOR, onorevole Furio Radin, il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri e la presidente della Comunità degli Italiani di Zagabria, Daniela Dapas. Di concerto alle ambasciate anche i consolati generali d'Italia a Capodistria e a Fiume hanno offerto un loro ricevimento nelle rispettive città di rappresentanza. Andiamo avanti, questa è Radio Science TV, sono le 19.51, siamo appunto in diretta, state ascoltando il notiziario dell'Istria in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Si è aperto ieri il Festival dell'Istroveneto, organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'UPT e il sostegno delle enti territoriali e della Regione Veneto, con un evento in piazza San Servolo e l'inaugurazione della mostra Buie presso la Galleria Orsola di Buie. L'evento di apertura è stato anticipato dalla conferenza Viaggio tra le righe degli scrittori in Istroveneto, tenutasi presso il Dipartimento di Studi Interdisciplinari Italiani e Culturali dell'Università degli Studi Juraj Dobrila.
Andiamo avanti, dunque a Rovigno, domenica presso la Comunità degli Italiani di Rovigno si sono svolte le elezioni indette per nominare i 19 nuovi membri del Consiglio della Comunità degli Italiani. I soci che si sono recati alle urne sono stati 443, rappresentando il 19% degli aventi diritto, e hanno riconfermato alla carica di consigliere 11 candidati, mentre i restanti 8 sono stati introdotti quest'anno. Il Consiglio così composto verrà riunito in prima convocazione entro il 7 luglio del corrente anno. Capodistria. Nelle giornate del 25 maggio è stato presentato il progetto della seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza, che partirà da Madrid il 2 ottobre 2019 e si concluderà l'8 marzo 2020, sempre nella capitale spagnola. Alla conferenza stampa hanno partecipato il portavoce generale della Seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, Rafael Della Rubia, e la presidente del WILPF Italia, Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà, Giovanna Pagani, presentando le intenzioni e le motivazioni della marcia. In questa sede il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremolo, ha dichiarato il suo impegno per far inserire il territorio del Capodistriano fra le tappe del percorso mondiale. Per sottolineare il proprio impegno per la pace, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremolo, è anche intervenuto alla presentazione delle iniziative tese alla promozione dell'Alpe Adria come regione di pace, tenutasi a Trieste il 23 maggio. In tale occasione, in qualità di rappresentante della CNI, Maurizio Tremolo ha dichiarato la necessità di superare, attraverso il dialogo e la collaborazione fra i popoli e le etnie, le ostilità dovute alle contrapposizioni vissute nel precedente secolo. Ed ora abbiamo ancora una notizia interessante, perché parliamo della campana di San Nazario. Il 19 giugno Capodistria festeggia il suo patrono, San Nazario, primo vescovo della città. Nel Duomo della Beata Maria Vergine dell'Assunta sono custodite le sue spoglie, e a lui è dedicata la più vecchia campana ancora funzionante a livello nazionale, la campana di San Nazario. In cima al campanile della piazza centrale della città scandisce ininterrottamente le ore da ben 685 anni. Con questa notizia noi siamo oramai al termine di questo notiziario. Vi ricordiamo solamente l'appuntamento su Radio Rai, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia. Ogni mercoledì alle ore 16 il programma Sconfinamenti, che lo potete ascoltare sintonizzandovi sulla frequenza in onda media AM 936 kHz, oppure anche in streaming su www.sedefvg.ra.it, con l'Unione Italiana per l'approfondimento delle attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Bene, a questo punto sono le 19:55, vi ricordo l'appuntamento questa sera alle ore 22 con l'approfondimento giornalistico settimanale Osservatorio Antimafia. Conduce in studio sempre il sottoscritto. Istri Oggi ritornerà la prossima settimana sempre agli stessi orari, e ricordandovi che in tutto l'arco della settimana ci saranno le repliche alla stessa ora, escluso il martedì. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Gentili signore e signori, buonasera.